Ciao a tutti, sono Spiga98 e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete qui sulla scrivania abbiamo i pezzi del PC da tavolo che dovrò preparare. Sarà un PC d'ufficio, quindi niente di particolare, però questi sono i pezzi. Allora, adesso metto bene l'inquadratura e ci vediamo tra pochissimo. Ciao, a presto! Questa è la motherboard, o scheda madre, a seconda di come la chiamate voi. Allora, per la scheda madre ho optato per un ASRock 960GM VGS, scusate, VGS3 FX, che supporta quindi l'XFast LAN, l'XFast USB, l'XFast RAM, che dovrebbe renderli tutti 5 volte più veloci. Come vedete supporta Windows 8, ha come si chiama, il socket AMD. Il socket sarebbe l'alloggiamento per il processore, ma lo vedremo più avanti. E ha una scheda video integrata AMD. Allora, la scheda video, no, scusate, la scheda madre è questa, adesso ve la faccio vedere. Anzi, prima vi mostro quello che troviamo nella scatola. Troviamo, vabbè, il manuale di istruzioni con il CD dei driver. Questo CD dei driver, come al solito, questo è il libretto di istruzioni. Credo ci sia anche l'italiano, ma non sono sicuro, ma tanto a noi non ci servirà. Questa è la pasta termica per il processore, ci servirà più avanti. Questi sono i cavetti, come vedete, serialata, ossata, per hard disk e lettore CD. Allora, sotto la custodia e dentro la busta, questa busta è fatta apposta per eliminare l'energia elettrostatica, perché può danneggiare la scheda madre. Questa è la scheda madre, vedete, non è niente di particolare, ma per un PC da ufficio, PC d'ufficio sarebbero quelli per entrare in internet e roba del genere, va benissimo. Vedete, come vi ho detto, c'è presente il socket. Aspettate che metta a fuoco. Ecco, il socket AMD. Benissimo, questa è la scheda madre. Ci vediamo tra poco per gli altri componenti. A frappè. Processore AMD Sempron. Possiede la potenza di 2,8 GHz. Overclockabile sino a quasi 4 GHz. Quindi è abbastanza potente. Anche se a me non interessa molto la potenza. Come vi ho detto, il suo utilizzo non sarà molto esteso, diciamo. Allora, apriamo insieme perché non ho ancora aperto niente. L'ho comprato per voi questi pezzi. Sappiatelo. Ecco, speriamo di non aver tagliato in due il processore. Qua c'è una cosa, AMD. Sì, ok, perfetto. Abbiamo anche il dissipatore, naturalmente. Questo è quello di stock, ma non so se utilizzerò questo. Vediamo un pochino. È un dissipatore abbastanza semplice, niente di speciale. Sono un cretino. Ho messo il dito sulla pasta termica. Vabbè, tanto l'avrei cambiata. Dicevo, mi pulisco dopo. Questo è un dissipatore abbastanza semplice, niente di che. Il processore si trova all'interno in una scatoletta apposita. Questo è il processore. Abbiamo anche lo sticker da applicare al case. Come vedete, questo è l'AMD Sempron 145 da 2,8 GHz, overclockabile sino a 3,9. Ci vediamo tra poco per il prossimo componente. A frappè. L'alimentatore che ho scelto è da 500 W. Come vedete, come al solito, un alimentatore semplicissimo. Se volete vedere qualcosa di più potente, tra poco farò il video sul mio computer da gaming. Ma tra poco, credo alla prossima puntata. Ora ho preferito fare questo perché vorrei iniziare a spiegare un pochino come assemblare il computer, come avete notato al titolo. Ma continuiamo. Questo è l'alimentatore, scusate per il casino che sentirete. Vediamo la carta. Ecco qui. Come vedete, la maniglia non basta. Sto scherzando. Ecco qui. Qua c'è l'incastro. Sono un po' impedito con lo scatolame, è un po' pesantuccio. Si è staccato un pezzo di cartone, ma non interessa. Oh, eccoci qua. La prima, ci troviamo subito l'alimentatore davanti. Anch'esso ben incartato, come vedete, questa è carta. Niente, un alimentatore semplicissimo, da 500 watt. L'ho scelto così potente anche se non me ne faccio niente, sinceramente. Se voglio qualcosa di più potente ce l'ho già, quindi niente, va benissimo così. Una mega ventolona davanti e poi abbiamo anche il cavo di alimentazione. L'ultima cosa, visto che siamo qui, è una cosa abbastanza piccola, anzi sono due le cose. Prendiamo la scheda, non la scheda, scusate, il banco di RAM. Come leggete qui, adesso appena farò l'autofocus, è capiente da 4 GB. Non ricordo bene la frequenza, però era abbastanza alta, mi ricordo che era molto alta, quindi ben venga.
Comunque ne aggiungerò anche 8, ma non è che mio. Facciamo vita, questo è l'IO Shield. La mascherina che si appone nel case dietro. E niente, questo primo episodio finisce qui. Nel prossimo episodio assembliamo il computer. E niente, il video è finito. Ciao a tutti. Ciao.